Allora, siamo con Marius Adamonis, oggi migliore in campo sicuramente nella gara che il Perugia ha vinto qui a Pescara. Tre punti, Marius, fondamentali per la classifica del Perugia, è una prestazione comunque importante, poi culminata con un gol fortunato alla fine, però una gara comunque in cui il Perugia va dato moltissimo contro una squadra forte. Non so, complimenti a tutta la squadra, a me si è girato solo un episodio bene, però non penso che il rigore parato mi fa essere MVP. Beh, avevi già fatto anche diversi interventi, anche tiri da fuori di De Marco, no? Sei stato decisivo, sicuramente gli episodi nel calcio contano, il rigore parato ha fatto sì che la gara potesse andare poi nel secondo tempo in modo diverso. Sì, ma con quelli compagni che ho mi ha dato un grosso mano, come io ho dato loro, quindi complimenti a tutti noi, non è solo a me. Senti, come vedi la squadra adesso? No? Dopo è già la seconda vittoria consecutiva, il cambio allenatore è stato importante secondo te? Non so, non voglio commentare queste cose di società, decisioni loro. Noi cerchiamo di seguire chiunque sta in panchina e gli diamo il nostro massimo. Senti, adesso il Perugia si è rilanciato al terzo posto in classifica, la prossima gara è interna contro la SPAL. Naturalmente ti aspetti di replicare la prova di oggi contro un'altra squadra comunque importante. Certo, ma come hai detto prima, noi cerchiamo sempre di vincere, non importante contro chi giochiamo, sempre cerchiamo di dare tutto. Senti, ti voglio fare l'ultima domanda, un rigore parato è un po' come un gol fatto, no? Quindi a chi ti senti dedicare questa tua cosa? Perché comunque è importante, no? Come gesto atletico. Sì, sicuramente le dedico a mia famiglia e a mia piccola figlia che oggi stava male purtroppo. Perfetto. Grazie. Ciao, allora salutiamo.